Buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Basilicata Sport. Come di consueto iniziamo a parlare di calcio a 5. In Serie C2, girone B, giornata di sorprese. La capolista Maratea, dopo essere passata in vantaggio per 3-0, subisce prima il pareggio e poi il sorpasso ad opera del Cirigliano. Sconfitta anche per la 3P che cade rovinosamente sul campo del Mene Futsal. Vediamo ora gli altri risultati. Bangone 2007, Amici di Via Roma, 8-4. Castrum Baianelli, Aurora Tursi 8-2, Cirigliano Maratea 4-3, Dinamo Viggiano Nemoli 7-4, Mene Futsal 3P Val Noce 9-3, Progetto Tito Stat Potenza 6-4, Riposa Lions. La classifica: Real Maratea 21, Progetto Tito a 19, Aurora Tursi a 18, Mene Futsal a 16, 3P Val Noce e Castrum Baianelli a 15. Cirigliano e Bangone a 12, Nemoli e Viggiano a 9, Lions a 6, Amici di Via Roma e Statte a 3. In Serie D continua il momento negativo dell'Amoito Maratea, che perde la quarta gara su altrettante partite, restando così inchiodata a 0 punti. Ha seguito per noi la partita Rosario Limongi. Domenica 5 dicembre si è giocata la partita Amoito Maratea a Castelluccio. Durante tutto il primo tempo il Maratea ha fatto del buon gioco, non riuscendo però a concretizzare. Viceversa, i castelluccesi trovano spesso la via del gol, chiudendo il primo tempo sul 4-0. Nella ripresa il Maratea torna a macinare il gioco, trovando anche due gol, ma poi crolla definitivamente sotto i colpi del Castelluccio. Finisce 12-2 per gli ospiti. Il Maratea continua a vedere lo zero nella casella dei punti. Chissà se nella prossima giornata riuscirà a muovere la classifica. Sì, quest'anno diciamo che è stata impostata proprio su questo aspetto. Noi è stata rinforzata rispetto all'anno scorso con due o tre pedine nuove di alto livello, vedremo di fare il massimo. Non conosciamo le altre squadre, ci dicono che ce ne sono due o tre più forti, vedremo, ci proviamo. Sì, ho notato che comunque dall'altra squadra c'era un certo divertimento, ecco, non è che è stata presa sotto gamba proprio il fatto di livello della partita. Una squadra molto simpatica, su certi tratti anche ben organizzata in campo. Il livello Il tattico era limite. superiore, quindi non possiamo aggiungere altro. Diciamo che è stata una buona partita, questi sono i limiti nostri. Cioè, nel momento in cui ci siamo messi insieme, sapevamo che cosa potevamo fare. E incontro a che cosa andavamo, voglio dire, ci divertiamo, è un gruppo di amici che sta insieme, quindi voglio dire, il primo obiettivo è stato raggiunto. Tieni conto che mancano due o tre elementi che nella squadra che sono bastonati, che certo possono dare un contributo maggiore, e anche in campo potremmo dare fastidio alle altre squadre. Il risultato è importante, però non è la cosa definitiva. Insomma, lo scopo è quello che siamo quarantenni, pensa che il più giovane di noi tiene 50 anni. Cioè, è una battuta per dire che c'è una persona di 50 anni, Permetto. tutti 40 anni, quindi è una squadra che è nata per stare insieme. L'impegno c'è sempre, in ogni partita, e alla fine viene fuori il limite, come dicevo prima, di età, fisico, però l'impegno c'è sempre perché si gioca sempre con lo stesso impegno, cioè si scende in campo per vincere la partita, poi naturalmente trovi il ragazzo di 20 anni, 18 anni che ti supera, è naturale che... Sempre in Serie D, il Rivello sconfigge in casa il Senise per 3-1. Il servizio di Francesco De Lasci. Partita interessante quella che si è svolta al Comunale di Rivello, con il calore degli ultra del Senise che hanno voluto sostenere la loro squadra anche in trasferta. Match che si mette subito bene per gli ospiti, che passano in vantaggio con il numero 10. Il Rivello però non molla e con un doppio Alfani e il bomber pettinato ribaltano la situazione, chiudendo l'incontro sul 3-1. Il Rivello con questa vittoria mantiene una buona media punti che fa ben sperare. Nel calcio 5 femminile, vittoria facile per il Nemoli, che in casa si sbarazza del Rio Nero. Il servizio di Domenico Candisani. Al Comunale di Nemoli si è disputata la partita di calcio a 5 femminile tra Nemoli e Rio Nero, che ha visto la squadra di casa strapazzare gli ospiti con un sonoro 9-1. Dopo appena 10 minuti, il Nemoli è già in vantaggio per 2-0. Il Rio Nero sembra tenere bene il campo e accorciare le distanze, ma è solo un'illusione. I padroni di casa si scatenano e dopo aver chiuso il primo tempo avanti sul 4-1, nella ripresa ne fanno addirittura altri 5.
Da segnalare le triplette di La Banga e della Trecchinese San Giovanni. Passiamo ora al calcio. In seconda divisione il Matera esce con le ossa rotte dalla trasferta di Aversa. Importante vittoria invece per il Melfi che spugna il campo del Neapolis e lo avvicina in classifica. Diamo ora un'occhiata agli altri risultati. Aversa Normanna Matera 5-0. Brindisi Latina 0-1. Campobasso Fondi 1-0. Isola Lirica Tanzaro 1-0. Neapolis Mugnano Melfi 1-3. Pomezza Vibonese 0-0. Trapani Avellino 0-0. Vigor Lamezia Milazzo 1-1. La classifica. Latina 29. Trapani a 26, Pomezia a 23, Avellino e Neapolis a 22, Melfi a 21, Aversa Normanna a 20, Vigor Lamezia e Milazzo a 18, Matera e Brindisi a 17, Fondi a 14, Campobasso a 13, Vibonese a 10, Isola Liria a 8 e chiude il Catanzaro a 2 punti. In Serie D, giornata agrodolce per le Lucane, vittoria casalinga per il Francavilla che batte la Fortis Trani, mentre sconfitta esterna per il Pesticcio a Gaeta. Ora gli altri risultati. Arzanese Ischia 0-3, Boville Pomigliano 0-0, Capriatese Battipagliese 1-1, Fortis Murgia Casarano 1-0, Francavilla Fortis Trani 2-0, Gaeta Pisticci 2-1, Grottaglia Angri 2-0, Ostuni Nardò 0-2, Sant'Antonio Abate e Francavilla Fontana 2-2. La classifica. Arzanese a 30 punti, Gaeta a 26, Casarano a 25, Ischia e Fortis Trani a 24, Fortis Murgia a 23, Nardò a 22, Pomigliano e Bovilla a 21, Pisticcio e Francavilla a 20, Sant'Antonio Abate a 17, Grottaglia a 15, Capriatese e Battipagliese a 14, Francavilla Fontana a 13, Angri a 10, chiude lo Stuni a 4 punti. Nell'eccellenza lucana, l'Angelo Cristoforo batte fuori casa il Combrezzorio Tanagro e lo raggiunge in vetta alla classifica. Vediamo gli altri risultati. Avigliano Murese 0-0, Picerno Ferrandina 1-2, Marconia Potenza 1-2, Combrezzorio Tanagro Angelo Cristoforo 1-3, Moliterno Pietragalla 1-0, Policoro Atella Vulture 1-0, Real Tolve Miglionico 1-0, Vultur Rionero Valdiano 1-1, Riposa Vigiano. La classifica. Angelo Cristoforo e Combrenzorio Tanagro a 24 punti, Vigiano a 21, Avigliano a 20, Real Tolve a 19, Valdiano a 18, Picerno e Pietragalla a 17, Atella e Potenza a 16, Ferrandina e Murese a 15, Borussia Pleiade De Marconi a 14, Moliterno a 13, Policoro a 12, Miglionico a 9, chiude il Vultur a 8. In promozione, pesante sconfitta interna per la Socera e Lago Negro, che cede allo Scanzano per 5-0. In classifica, Atletico Potenza e Atletico Scanzano, sempre più prime, a 37 punti. Chiudono all'ultimo posto Bella e Varisus Matera con solo 8 punti. In prima categoria girone B, sconfitta esterna per il Lauria al Latronico. Con questa vittoria il Latronico conserva il secondo posto in classifica. Diamo uno sguardo agli altri risultati. Grassano Invicta Burgenzia 3-1, Latronico Sporting Lauria 1-0, Metanauto Real Grumento 1-1, Pomarico Sporting Francavilla 1-0, Roccanova Cettura 2-1, Sporting Chiaromonte Valsinni 1-2, Tricarico Salandra 2-0, Villa d'Agri Satriano 0-0. La classifica. Grassano a 31 punti, Latronico 29, Pomarico a 26, Villa d'Agri a 23, Sporting Lauria a 20, Valsinni a 18, Satriano e Roccanova a 15, Tricarico a 13, Invicta Burgenzia a 11, Salandra, Sporting Francavilla e Sporting Chiaromonte a 9, Real Grumento a 8, Metanauto Lucane a Cettura a 5. In seconda categoria girone C, sconfitta esterna per il Nemus che a Scanzano perde 2-0. In classifica la Sanseverinese è prima a quota 25 punti, seguita dal Ferrandino a 24 punti. Chiude il Sarconi con solo 3 punti. Parliamo ora di volley. Nella B2 maschile la Nicodemo Lauria perde partita e primato, perdendo sul campo del Jackie Paola.
La Side del Lago Negro perde l'ennesima partita in casa, restando così inghiodata a 4 punti. Vediamo ora i risultati. Jackie Paola Nicodemo Lauria 3-0. Algoritmi Tre Mestieri Potenza 3-0. Publiemme Pizzo Callipo Vibo Valencia 3-0. Side del Lago Negro Messina 2-3. Poiatti Ragusa Catanzaro 3-2. Eclisse Trapani New Image Giarre 3-0. Riposa Mondo Giovani Messina. La classifica. Publiemme Pizzo prima 20 punti, Nicodemo Lauria 18, Jackie Paola 17, Poiatti Ragusa e Eclisse Trapani a 14, New Image Giarre a 13, Algoritmi Tre Mestieri a 11, Callipo Sport Vivo a 10, Catanzare Punto Messina 8, Mondo Giovane Messina a 7 punti, Sidel Lago Negro a 4, Amatori Potenza ultimi a 0 punti. Chiudiamo questa puntata parlando di automobilismo. Al Motor Show di Bologna, il pilota potentino Postiglione, a bordo della sua Porsche 997, ha vinto la Special Race Porsche, corsa riservata ai primi 8 classificati del campionato italiano Porsche Cup 2010. E con questo è tutto, vi rimando al prossimo appuntamento sempre qui con Basilicata Sport. Grazie e buona serata.